Bentornati sul mio canale Tifiamo Juventus, buongiorno a tutti, tanto vi ringrazio per il supporto che date al mio canale, ma oggi volevo aggiungere un qualcosa in più e dico sempre, state attenti, perché non bastava solamente Gravina, le esternazioni di Ceferin, ma oggi si è aggiunto un altro personaggio famoso, che è un certo Giovanni Malagò, presidente del CONI. Sicuramente voi sapete benissimo che è una grande appassionata della Roma e è stato intervistato dalla Gazzetta del Porco ed anch'esso per quanto riguarda il trasferimento di Lukaku alla Roma e per quanto riguarda il campionato in generale. Bene, lui giustamente ha detto che sicuramente con l'arrivo di Lukaku alla Roma sicuramente sarà un buon campionato, un campionato equilibrato. E poi fa riferimento alla Juventus, gli ha chiesto, ma se fosse arrivato alla Juventus, Lukaku, cosa sarebbe successo? E lui ha risposto in questa maniera qua, che sicuramente il trasferimento, se ci fosse stato alla Juventus, l'entusiasmo dei tifosi juventini sarebbe stato sicuramente molto inferiore di quello che invece è attualmente quello che sta succedendo a Roma. Carissimo Malagò, un'altra occasione poter stare zitto. Sicuramente Lukaku finalmente non è arrivato alla Juventus, ma meno male. Però ricordati bene che alla Juventus sono arrivati giocatori molto più forti di Lukaku e l'entusiasmo del tifoso juventino c'è sempre stato e ci sarà sempre. Ricordatelo bene queste parole qua. Voi avete preso Lukaku, ben volentieri, vi abbiamo dato Dybala, avete preso Dybala, perfetto, non c'è problema. Però vieni da dire che noi come tifosi juventini non siamo calorosi rispetto a quelli da Roma, veramente. Anche questa volta, come il signor Gravina e il signor Ceferi, continuate a pestare delle merde. Noi ci riaggiorniamo fino alla fine. Forza Juve!